riusciranno a liberarsi di noi, perché è difficile vincere con chi non si rende male. Non riconosciamo né questo governo e né l'operato di questa maggioranza. Vogliamo votare il prima possibile la mozione di sfiducia al governo Renzi. Avevamo chiesto di votarla questa settimana e ci hanno detto che volevano votarsela la prossima settimana, e non era accettabile, non è accettabile che nei prossimi giorni si voti la riforma costituzionale con un governo su cui pende una mozione di sfiducia. Non è accettabile. Questo governo dovrebbe limitarsi all'ordinaria amministrazione finché tra lunedì e martedì prossimo il Senato non voterà la sua sfiducia o la sua fiducia, e non sarà un voto contro Renzi o pro Renzi, è solo un voto tra chi vorrà tenersi la poltrona e provare a campare qua dentro e chi sceglierà la strada della coerenza. È un'inchiesta che si sta allargando ogni ora. Noi chiediamo finalmente di discutere il prima possibile questa mozione di sfiducia e non stare a cambiare le riforme costituzionali a loro piacimento. Oggi verrà Renzi a fare il suo show in aula e noi siamo fuori e non entreremo in aula. Per noi ci interessa non sviare l'attenzione, come vuol far Renzi, da questo caso Trivellopoli, ripeto, un caso di corruzione che coinvolge tramite le intercettazioni vari membri del governo. In questo momento gli italiani stanno soffrendo, la disoccupazione continua a crescere proprio in quei territori che vengono trivellati e che vengono occupati da questo comitato d'affari che si occupa solo e esclusivamente dei propri interessi e non degli interessi dei cittadini. Oggi finalmente si discute di una misura strutturale che consentirà di mettere i cittadini in condizione di migliorare la loro bolletta energetica. Ricordiamo che fatto 100 il fabbisogno complessivo di energia in Italia, il 40% viene impiegato proprio dagli edifici, che mediamente ne sprecano ben il 60%. E quindi, discutendo di questa misura, noi finalmente parliamo di un qualcosa che ci consentirà di ridurre la nostra dipendenza dall'importazione di energia. Una misura che anche nella dichiarazione del partito di maggioranza viene descritta esplicitamente come una misura win-win. Nessuno ha delle perdite. Ora, noi abbiamo aspettato 2 anni per arrivare a questa mozione. Dal momento che in una notte è stato approvato l'emendamento Pro Total, quindi un emendamento che favoriva solo una singola azienda, ci auguriamo che questa misura, nel caso sia inserita appunto come emendamento nel primo provvedimento legislativo utile, sia approvata in maniera ugualmente celere, dal momento che questa volta non favorirebbe un'unica grande impresa, ma milioni di normali cittadini e imprese. Gravissimo caso di corruzione soprannominato Trivellopoli e le intercettazioni del ministro Guidi descrivono il sottosegretario Claudio De Vincenti come pedina di un comitato d'affari, cosa che tra l'altro spiegherebbe anche il suo ruolo in commissione la notte della discussione del famoso emendamento allo sblocco Italia in favore dell'impianto della Total di Tempa Rossa. Alle stesse considerazioni è giunta anche la Procura di Potenza, che indagando sugli affari dei petrolieri in Basilicata, descrive Gemelli, cioè quel lobbista del petrolio, come personaggio in grado di manovrare il Ministero dello Sviluppo Economico, non soltanto attraverso la Guidi, ma anche attraverso il sottosegretario De Vincenti. Quindi il Movimento 5 Stelle si chiede perché la Guidi si è dimessa e il sottosegretario De Vincenti invece no. Nell'attesa quindi che la magistratura naturalmente faccia piena luce su questi fatti e a garanzia delle istituzioni, chiediamo al Presidente del Consiglio di fermare questo stato di corruzione dilagante. Deve concludere, onorevole. Consiglio dei Ministri la revoca immediata dell'incarico di sottosegretario a De Vincenti. Grazie. Grazie. Il Movimento 5 Stelle, dovete sapere, si è battuto qui al Parlamento Europeo, si è battuto in Italia e in Europa. Perché noi crediamo che questa non sia una battaglia soltanto italiana, noi pensiamo che sia una battaglia europea, anzi pensiamo che sia una battaglia di civiltà. Quante persone sanno che il petrolio italiano è italiano solo fino a quando rimane sottoterra? Perché poi quando viene estratto questo petrolio ci viene venduto, se ci viene venduto, allo stesso prezzo del petrolio che proviene dall'Arabia Saudita. E noi ci chiediamo anche i parlamentari lucani,
ma anche del resto del sud, perché abbiamo visto che questo succede in tutto il sud e probabilmente anche al nord Italia. Cosa hanno fatto questi parlamentari quando sono venuti qui? Alcuni di loro sono qui da 20 anni, sono al quarto mandato e non hanno avuto il tempo di occuparsi della salute dei propri cittadini. Questo referendum è importantissimo per noi italiani, dobbiamo andare a votare, dobbiamo andare a votare tutti quanti, perché bisogna far capire anche che in Italia si respira un vento nuovo. Mentre il resto del mondo va avanti, noi in Italia ne parliamo solamente e siamo fermi in un eterno presente. Non è più un problema tecnologico, le tecnologie ci sono già, oggi o sono proprio dietro l'angolo. È un problema di volontà politica. Il 17 aprile abbiamo la possibilità di riavvicinarci ai paesi più avanzati del mondo. Basta una matita, basta votare per il sì. 7 aprile si vota per il referendum contro le trivellazioni. Votiamo sì per cancellare le norme che consentono alle compagnie petrolifere di stare nel Mediterraneo senza limiti di tempo. Dobbiamo votare sì perché votare è espressione di libertà ed è l'arma più potente che abbiamo per fare sentire la nostra voce. Non votare invece è un atto stupido e insensato. Perché continuare a investire sul petrolio quando possiamo contare su fonti di energie rinnovabili che sono già disponibili e potenzialmente in grado di coprire il nostro fabbisogno energetico? Credi che le trivellazioni petrolifere portino ricchezza? Il turismo e la pesca portano più denaro di tutte le compagnie petrolifere presenti in Italia e, come se non bastasse, le tasse che pagano sono le più basse in assoluto. In altre parole, tu, in proporzione, paghi più tasse di loro. Con il sì, le piattaforme continueranno a funzionare regolarmente e potranno ottenere delle proroghe solo se rispettano i limiti ambientali previsti dalla legge. In altre parole, non è vero quello che dicono, che si perderanno posti di lavoro. Le piattaforme sono pericolose non soltanto quando si verificano incidenti, ma tutti i giorni. Le trivellazioni rilasciano nell'ambiente sostanze pericolose che si accumulano lungo la catena alimentare fino ad arrivare sulla nostra tavola, provocando malattie e tumori. Il mare Mediterraneo è un mare bellissimo, una risorsa che deve rimanere tale anche per le future generazioni. Ecco perché il 17 aprile votiamo tutti sì. Da tutti quei genitori che si vedono sottratti inaspettatamente i propri figli dal coniuge o congiunto non può essere ignorato e richiede un impegno massimo e quanto più possibile condiviso da parte delle forze politiche. L'obiettivo di questa nostra discussione e della mozione che ci apprestiamo ad approvare deve essere solo uno: la tutela, ovvero il rapido ripristino del legame genitore-figlio. L'amministrazione a 5 Stelle del Comune di Livorno ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e il bilancio è perfettamente in equilibrio e solido, anzi il nuovo equilibrio derivante dall'applicazione della soppressione del patto di stabilità ci ha consentito di fare una manovra sugli investimenti. Abbiamo messo a disposizione nel triennio 20 milioni di euro sul piano delle opere pubbliche e quindi di nuovo slancio agli investimenti per quanto riguarda il Comune di Livorno. Il fatto di avere un bilancio così solido ci consente anche di portare a termine nel mandato tutte le linee che sono state approvate dal sindaco nella seduta del 9 settembre del 2014. Per quanto riguarda l'amministrazione, pur avendo recepito gli indirizzi della legge di stabilità, non era nessuna volontà dell'amministrazione di ritoccare a rialzo le imposte anche nel caso in cui ci fosse stata la possibilità. Quindi abbiamo generato un bilancio in equilibrio e stabile, non ritoccando nessun tipo di aliquote, ma anzi abbassando per il 2018 per adesso le previsioni sulla tariffa dei rifiuti solidi urbani, della TARI. Riusciranno a liberarsi di noi, perché è difficile vincere con chi non si arrende mai.